La banca di Canaglio, e quindi vorrei chiamare qui in questo momento innanzitutto il presidente del museo, Domenico Pettarelliano, che mi vediamo oggi subito, un applauso fortissimo per stasera. Scusa Massimo, stasera abbiamo messo un cassettino che è stato allestimento del museo della Caterina della legge generata proprio qui al Filadelfia. Quindi vorrei qua Domenico Pettarelliano, vorrei che il direttore generale della banca di Canaglio, Giorgio Traperi, e il vice direttore generale Ferruccio Franza, perché tra poco ci sarà la consegna dell'assegno con i proventi, con l'incasso di questa serata che ovviamente andrà al nostro museo, e come abbiamo detto prima lo vogliamo qui in museo alla fine. Massimo, a te un secondo. Allora Simona, sì? Io sono qua sulle tribune e devi aspettare un secondo. Ok, aspetto il tuo video. C'è la consegna dell'assegno con l'incasso della partita e questo è il vostro cuore che è stato in questi giorni, quindi vi ringraziamo tantissimo per questo gesto di solidarietà e di beneficenza che avete fatto. Fatevi un applauso perché siete stati voi grandi quest'oggi. Domenico Pettarelliano, lascia a te il microfono. Siamo felicissimi perché l'evento di oggi finalmente ci consente di ritornare a respirare un po' di aria nuova alla Filadelfia, e perché Filadelfia è sempre stata, deve essere sempre dopo che la casa è stata governata, e questi sono gli iniziali del principio, la gente del popolo alla sua casa. Sono poi felicissimo di questa iniziativa perché comunque porta del beneficio al nostro tesoro e dovrà poter essere allestito nello spazio che viene dall'abbandono che ha costruito il posto della formazione. Sono preoccupato per il mezzo a domani perché mette la firma sulla serie di altro, perché ancora non ha messo la cena, quindi a me va bene che ci si spazi due, ma devi prendere un bene. Quindi io direi intanto Andrea Carbonara saluto subito, fate tutto il grosso. Bravo! E un grazie alla banca di Canaglio che insomma ci è stata la sua risposta. Facciamo consigliare ad Andrea, perché lui è stato veramente mediatore. Non abbiamo la cifra, ma sappiamo e la metteremo poi sui social assolutamente. Quindi la consegna dell'assegno da parte di Vertigo Spettacoli al Museo della Caterina della Legge Generata, con grazie al direttore generale della Banca di Canaglio, Giorgio Traperi, e al vice direttore generale Ferruccio Franza. E grazie a tutti voi! Bravo.